l'ultimo deve un po' ravvivare, diciamo, l'ambiente, come è noto. E quindi io ti do la palla e tu scegli il tema. Allora, prezzi personalizzati, cartelli, pratiche scorrette, asimmetrie informative. Scegli il tema e poi dici che ne pensi, anche rispetto ovviamente alla ricerca più in genere. Grazie per l'invito. No, io mi prendo traccia libera, tanto dirò un paio di cose, non credo di riuscire a capire la platea. No, mi sembra che ci sia un filo conduttore delle analisi svolte che traggono spunto dalla ricerca, che è quella della rilevanza della consapevolezza del consumatore, sia delle offerte dal punto di vista commerciale, sia degli strumenti normativi e giuridici a sua disposizione per meglio tutelarsi. Rispetto a questo, lo spunto mi viene in mente è che questo presupposto, o se vogliamo anche l'obiettivo, cioè che il consumatore sia informato, consapevole e che abbia, diciamo, il pieno controllo sia dei propri diritti ma anche, diciamo, delle informazioni che lo circondano, oggi, facendo un passo, se vogliamo, ulteriore rispetto alla telefonia, assume un rilievo peculiare sia per i policy maker sia per le aziende private. In particolar modo, in parte lo accennava verso la fine del suo intervento Maria Teresa, noi assistiamo da un punto di vista dei policy maker a una scelta europea nell'ambito delle politiche relative al digital single market, alla data economy, che sembrano modificare il paradigma al quale noi siamo abituati rispetto al consumatore tradizionale. E cioè tutta una serie di interventi europei sulla data economy presuppongono un consumatore che sia non solo proattivo, ma che abbia la piena consapevolezza dei poteri potenzialmente significativi che gli vengono riconosciuti. Faccio in particolare riferimento a due interventi, uno l'accennava Maria Teresa, cioè la data portability nell'ambito del GDPR, un secondo che potenzialmente da un punto di vista di mercato, da un punto di vista concorrenziale è persino più dirompente, è quello contenuto nella seconda direttiva sui servizi di pagamento. E cioè nell'ambito della benvenuta e auspicabile concorrenza nei servizi di pagamento, quindi faccio riferimento in particolare all'ingresso sul mercato delle fintech, questa opportunità di mercato viene di fatto strettamente collegata al potere che il consumatore europeo ha di dare il consenso a questi nuovi operatori di accedere ai propri dati contabili. Che significa quindi togliere dagli istituti bancari, diciamo, il diritto di custodire e controllare dati che sono sicuramente personali, sono sicuramente dati di una rilevanza economica notevole per chi vuole entrare in concorrenza sul segmento degli strumenti di pagamento, piuttosto delle offerte di consulenze, di piano di investimento. Tutto questo ruota attorno al consumatore, quindi al consumatore viene attribuito un ruolo di apertura del mercato, non solo frutto del fatto che se correttamente informato sceglie l'operatore migliore, se in questo caso non solo se correttamente informato, il consumatore è chiamato ad essere informato, perché tramite il consumatore si aprono forme di concorrenza che altrimenti non avremo. Quindi il controllo che viene riconosciuto al consumatore sui dati oggi è un controllo che rispetto al passato responsabilizza il consumatore, quindi rispetto a un approccio al quale noi siamo più familiari, che diciamo è l'approccio paternalistico, il consumatore è debole, va protetto e va informato. Oggi sembra che stiamo per assistere a un cambiamento di prospettiva, e cioè che al netto degli sforzi che i policy maker e tutte le autorità debbono fare su garantire al consumatore rispetto alla sua debolezza contrattuale, a fornirgli tutte le informazioni necessarie e quant'altro,
Quando saliamo di livello e andiamo su un potere ulteriore, che è quello sui dati, beh, la scelta europea è quella di attribuire al consumatore non solo un diritto, ma una responsabilità del controllo sui suoi dati. E questo dal punto di vista dei policy maker. È ovvio che l'esercizio proattivo di questi poteri aprirà forme di concorrenza nell'ambito delle piattaforme digitali, penso alla data portability, nell'ambito dei servizi bancari e assicurativi, penso alla fintech, quindi all'access data rule. Se andiamo sul versante privato delle imprese, e beh, da questo punto di vista è difficile eludere il recentissimo pronunciamento dell'autorità concorrenziale tedesca nel caso Facebook, perché al di là dei vari aspetti che saranno dibattuti, che sono criticati, e che sono dal mio punto di vista criticabili, c'è un passaggio, un presupposto dell'autorità tedesca che è particolarmente rilevante. L'autorità tedesca di fatto porta avanti un'indagine antitrust e conclude un'indagine antitrust, salvo poi gli altri step giurisdizionali, che tutto ruota su, sì, l'interfaccia privacy antitrust, ma tutto ruota su una mancanza di controllo degli utenti sulla propria identità digitale. Da questo deriva per la piattaforma in questione una responsabilità antitrust, che a questo punto diventa non solo una speciale responsabilità concorrenziale, ma anche una speciale responsabilità da data protection, perché il vero vulnus che individua l'autorità tedesca è quello proprio del fatto che la perdita di controllo del consumatore sui propri dati è determinata anche dal fatto che apparentemente nella segmentazione di mercato definita dall'autorità il consumatore su quel segmento ha a che fare con un solo operatore e che quindi quell'operatore, se gli fornisce un'offerta prendere o lasciare, il consumatore potrà essere iperinformato, ma la scelta prendere o lasciare è una scelta che di fatto viene considerata abusiva. Perché? Perché il lasciare significherebbe tagliare il consumatore dall'intero segmento in questione, che è quello dei social network. Al di là del dettaglio della controversia, e ripeto, la controversia è complessa per tutta una serie di risvolti giuridici ed economici, è singolare ed è particolarmente attuale notare come si tratti di un procedimento antitrust, quindi che è relativo all'impatto sul mercato di alcune condotte, che trae spunto dalla consapevolezza o dalla mancata consapevolezza, dal mancato controllo del consumatore su alcuni elementi, che in questo caso non sono le tariffe telefoniche, sono i dati. E da questo punto di vista non c'è dubbio che lo step successivo rispetto a un'indagine conoscitiva sul grado di consapevolezza dei consumatori e sul modo col quale i consumatori sfruttano gli strumenti e le autorità di controllo a loro disposizione debba necessariamente oggi o domani, se volete, tener conto anche del modo con il quale i consumatori si interfacciano all'ambiente digitale, alle informazioni, le offerte e i poteri e i diritti che loro hanno a disposizione nel nuovo ambito digitale. Augusto, terminato. Grazie mille. Siamo andati anche oltre al tema specifico della ricerca, affrontato negli ultimi due interventi anche alcuni aspetti, diciamo, di prospettive sempre legati al consumatore e a quella che è, diciamo, anche un'evoluzione nel suo essere parte, diciamo, della catena, della filiera di cui stiamo parlando. Allora c'è un intervento che è già stato richiesto, poi magari un paio di domande e chiudiamo. Diciamo che poi daremo prima del Presidente Cardale anche la parola alle associazioni e operatori. Se c'è qualche domanda adesso sullo specifico, e poi diamo la parola al professor Allora, io prendo le mani che si alzano, ce n'è uno giù in fondo, vuole accomodarsi, venire qui, non so, con i microfoni. Però rispondono mentre qua, Maurizio. Allora, ce ne sono tre, mi pare. Facciamo tutti assieme.
Buongiorno, sono Maurizio Monti, team. Io più che una domanda, in realtà volevo fare una constatazione. Mi volevo ricollegare a quanto il direttore Giovanni Calabro diceva in merito al fatto che il call center deve divenire, ed è già divenuto sulla base dei dati che lei ci dava questa mattina, l'elemento principale, il principale elemento riflettore del contenzioso tra il gestore da una parte e il cliente dall'altra. Questo è un concetto molto chiaro a Telecom. Telecom si rende conto di come il reclamo sia divenuto lo step principale, il momento fondamentale nel momento in cui il rapporto con il proprio cliente è entrato in una fase patologica. E quindi siamo consapevoli dell'importanza di gestire al meglio, nella maniera più adeguata possibile, il reclamo, perché in questo modo appunto si evita che poi il cliente continui esperendo un tentativo di conciliazione, poi nel caso in cui questo non vada a buon fine, quello di definizione, addirittura poi andare nelle aule del tribunale. Come si è praticamente, come si cerca di tradurre nella pratica questa consapevolezza? Innanzitutto fare in modo che i call center siano dotati sempre più di personale specializzato, un personale che sia in grado di individuare prima e di risolvere poi quelle che sono le problematiche presentate, lamentate dai clienti. Servendosi poi spesso e volentieri nei casi di problematiche più importanti anche di tecnici specializzati che sono lì a disposizione dei call center. Si sta cercando di fare di più, perché quello che si vorrebbe fare è quello di assegnare ai call center un ruolo non solo di gestire il reclamo sul piano della risoluzione della problematica presentata dal cliente, ma anche sul piano quindi economico, per cui se un cliente già in fase di reclamo fa una richiesta di indennizzi, ciò che si sta cercando di fare è quello di fare in modo che il personale del call center sia poi in grado di riscontrare questa richiesta e di riconoscere al cliente gli indennizzi dovuti dalla normativa dell'ARCI. È ovvio che tutto ciò poi comporta appunto che sia un personale che sia indottrinato, che sia a conoscenza delle normative agili. Quindi quello è la domanda. Volevo appunto precisare quindi appunto questa attività. E quindi insomma questo era appunto il punto di discorso. La ringrazio molto. Allora, prendiamo anche le domande e poi grazie. Rispondere o intervenire. La dottoressa Principali farà invece una domanda. Allora, intanto volevo ringraziare il presidente Coregom per avermi invitato e tutti i relatori, il presidente Calabro e tutto il resto. Comunicazioni elettroniche ne parliamo da 20 anni e di asimmetria informativa è un problema assolutamente risolto e i dati ci danno questa conferma. Quindi come recuperare questa asimmetria informativa? Vi ho parlato di internet, ho appena fatto un post, visto che non possiamo vivere senza social, dicendo possiamo stare un giorno senza lo smartphone, possiamo stare un giorno senza la rete, no, ormai è un appendice perché non possiamo fare a meno. E proprio per questo siamo vittime quotidiane dei gestori telefonici e il Coregom, con cui ormai abbiamo una collaborazione ventennale. Sono l'avvocato Elena Percepari del Movimento Consumatori. Abbiamo una collaborazione ventennale, abbiamo fatto tante cose insieme, ci siamo tante volte scontrati e a volte abbiamo risolto, spesso non abbiamo risolto, perché quello appunto cui non si riesce veramente a risolvere è questa asimmetria tra il consumatore e il gestore telefonico. Quindi tutto il contenzioso che nasce proprio dal call center. Quindi il fatto di aderire a promozioni commerciali basate su offerte che in realtà non sono tali, o perché il consumatore è debole, o perché è anziano, o perché gli viene detta un'informazione non effettivamente completa, quindi se non è completa non è veritiera, quindi si trova con servizi non richiesti, con spese diverse da quelle che effettivamente gli erano state prospettate, ecco che nasce il reclamo. Intanto il dato che uno su quattro, se non sbaglio,
è quello che porta avanti il reclamo, e poi di quelli che hanno una risposta che non gli aggrada lasciano addirittura il proprio diritto, è una cosa che va assolutamente risolta, va aumentata, ci deve essere maggiore consapevolezza dei propri diritti e ci deve essere la consapevolezza che si possono risolvere. Ecco, col Coreum abbiamo fatto tante belle cose ed è c'è l'autorità garante delle comunicazioni qui presente, non sono assolutamente d'accordo, è una battaglia purtroppo che non sono riuscita a portare avanti e non ho avuto l'adesione sul fatto che si faccia il concilio web. Cioè il Coreum, la forza del Coreum, l'unica procedura di conciliazione che aveva il vis-à-vis e che ha visto risolvere tante controversie, che appunto c'era un rapporto tra utente e gestore telefonico con l'assistenza dell'associazione dei consumatori, con l'assistenza di un professionista che riequilibrava la posizione di forza. Il fatto che il consumatore debba autonomamente, personalmente, caricare la sua domanda, l'abbiamo messo in una situazione di inferiorità assoluta rispetto al gestore, quindi sarà soccombente sempre. Non è vero che ci sarà un aumento delle conciliazioni, ci sarà un accontentarsi di un diritto che non è tale. Avevamo indennizzi veramente meritevoli un tempo, oggi questa simmetria non viene colmata, quindi come facciamo per farla? Questa è la domanda. Come riusciamo a superare questo gap? Intanto ripristiniamo il vis-à-vis, che può essere il conciliabile, può essere uno strumento in più rispetto al vis-à-vis, ma non deve essere il sostituto del vis-à-vis. Grazie, prendiamo allora tutte le domande e poi naturalmente interveniamo, anche perché qui c'è anche una domanda per il regolatore oltre che per... Buongiorno, sono per Vigilanza e studio economia alla Sapienza. Io volevo fare una domanda, due domande economiche. Dal mio punto di vista, per decidere, trovare una soluzione ai problemi, bisogna capire quali sono i problemi. Quindi uno, l'analisi dei dati, cioè i dati sono interessanti, ma se non si riesce a intuire quali siano gli effetti causali che provocano quei dati, secondo me si ha meno impatto rispetto a quelle che possono essere le eventuali politiche messe in atto dal policy maker per migliorare la situazione. L'altro è, per migliorare la situazione bisognerebbe capire qual è la struttura di mercato. Quindi la mia domanda è: secondo voi qual è la struttura di mercato per le telefonie, insomma, per il mercato del telefonico? Io ho la mia idea, secondo me è un oligopolio con beni differenziati e non omogenei, vengono percepiti come tale, ma il problema vero è che secondo me cambiano. Questa domanda è giusto vicina. Sì. No, no, vabbè, ma ne possiamo parlare anche questo. Qualcosina potrebbe dire. Una a livello di questo vicino. Grazie, una prima risposta. Poi lasciamo. Allora, queste sono le domande. Grazie per le domande e gli interventi. Rispetto a queste aggiungerei, diciamo, un ulteriore spunto che è magari soprattutto qui per Calabrò, ed è legato poi anche al fatto, come dire, di come il consumatore va a contestare o comunque a porsi di fronte alle autorità nel momento in cui poi vi sono aspetti che non sempre vengono risolti, e quindi c'è anche un problema che è collegato appunto all'efficacia dell'intervento dell'autorità rispetto alle problematiche diciamo del consumatore. Le 4 settimane per esempio è uno degli aspetti classici, ma anche questo, oltre a Giovanni, lo rimando ad Antonio. Allora, io do una battuta su questo spunto e anche su uno spunto che era in una domanda precedente. Allora, su quest'ultimo spunto del professor Preda, è chiaro che insomma, il sistema di conciliazione, tutta la regolazione delle TLC dà una grossa mano anche all'autorità antitrust, perché quando ci occupiamo di tutela del consumatore abbiamo comunque davanti a noi un universo che ovviamente beneficia della regolazione, beneficia dell'attività del Coreum, quindi c'è un deflattore ovviamente. Questo però non vuol dire che i problemi siano tutti risolti, un po' perché alcuni problemi, come ho detto, difficilmente possono essere affrontati solo, no, nella conciliazione specifica o solo con la regolazione, e devo dire che per alcuni casi, come ho accennato prima, non solo per la simmetria informativa, ma per un fatto che
c'è una tendenza, una tentazione a fatturare anche servizi ulteriori rispetto ai servizi base di un servizio di fonia, e quindi i servizi premium sono un esempio, ma ce ne sono anche altri. Lì è ovvio che c'è una patologia e un po' tutti ci dobbiamo interrogare sulla portata e sui limiti dell'intervento. È vero che il consumatore insoddisfatto alla fine, se non risolve col call center, se non risolve con l'operatore, non risolve con la conciliazione, col core, chiaramente a qualcuno si rivolge e arriva da noi. E da noi arriva tutto, arrivano le associazioni di consumatori strutturate, con segnalazioni molto articolate, qualche volta indirizzate a noi, alla GCOM, e questo tema di 28 giorni che lascio insieme a tanti altri, questo anche di cita, però qualche volta effettivamente sono tematiche squisitamente nostre e noi cerchiamo di dare una risposta, e la diamo sia alla segnalazione scarna, notturna, compilata al web. Noi abbiamo questo sistema di compilazione libera sul web che insomma facilita e qualche volta anche uno sfogo, ma talvolta invece sono segnalazioni molto importanti, sia le segnalazioni dei nostri stakeholder che sono, come per la GCOM, le associazioni dei consumatori, e che fanno, svolgono un ruolo importantissimo, anche un po' di filtro, perché talvolta non è detto che la singola segnalazione sia sempre, diciamo, pertinente e si possa procedere. Questo insomma era un po' sulle domande che ho percepito. Chiaramente noi facciamo un ruolo tutti anche un po' educational, però per il miracolo ci stiamo attrezzando, cioè la creatività e alcune volte anche alcune caratteristiche aggressive di alcune condotte fanno sì che le reazioni delle autorità, per quanto tempestive e per quanto adeguate, poi anche per i limiti che ci sono alle sanzioni, non sempre siano pienamente sufficienti. Ma è molto importante lavorare invece in sede education di consapevolezza, e su questo credo che anche un'occasione di confronto come questa abbia la sua importanza. Grazie. Grazie. Stefano. Sì, non ho enormi osservazioni. È evidente che insomma, sono emerse anche in indagine, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, diciamo, le criticità, e su quelle bisogna lavorare. Insomma, è chiaro la simmetria che c'è, la simmetria informativa e non solo informativa, insomma, che c'è sul mercato, è una caratteristica di questo mercato, così come sostanzialmente di tutti gli altri, insomma, quindi, che non significa che non bisogna occuparsene, nel senso bisogna occuparsene, chiaramente avendo la consapevolezza che non c'è una specificità su questo, diciamo, del settore rispetto ad altri, quindi probabilmente bisognerebbe occuparsene, insomma, un po' anche trasversalmente. Così come è chiaro, la struttura di mercato è oligopolistica, questo mi sembra evidente, peraltro insomma ci sono le caratteristiche tecniche in questo settore che favoriscono, diciamo, questa, anzi impongono in qualche modo questa struttura di mercato rispetto anche ad altri, dove comunque la situazione sì è più articolata, ma tutto sommato non evidentemente molto lontana dalla concorrenza perfetta, insomma. E questo non significa che un oligopolio, come insomma chi conosce la teoria economica lo sa, diciamo, l'oligopolio può avere, diciamo, delle conseguenze totalmente diverse, insomma, può essere molto concorrenziale, può portare a dei risultati molto vicini a quelli della concorrenza perfetta addirittura, oppure può portare, insomma, a una collusione, diciamo, e comunque a degli esiti evidentemente non concorrenziali. Quindi dipende davvero, insomma, qual è il gioco di mercato tra gli operatori, e è essenziale evidentemente, insomma, il ruolo delle autorità preposte, insomma. Credo in realtà, appunto, su questa cosa del cartello, anche appunto in questa rilevazione che abbiamo fatto sull'energia, insomma, emergeva come uno dei rischi della produzione, diciamo, alla fine della tutela della tutela di prezzo nel mercato dell'energia, energia elettrica e gas, quindi insomma, credo che poi magari anche lì lo stesso consumatore, o comunque la stessa tipologia di consumatore, avrebbe risposto
in questa maniera. Credo che ha smentita questa indagine, evidentemente non lo dice, che andava oltre, insomma, lo testimonia se non altro il livello dei prezzi che in Italia, diciamo, è, e in Europa, insomma, in generale, insomma, è decisamente inferiore rispetto in media, insomma, rispetto ad altri mercati. Insomma, basta farsi un viaggio negli Stati Uniti, soggiornare lì, insomma, per rendersene conto. Quindi, insomma, questa forte collusione, onestamente, non la vedo. Questo non significa che poi magari ci siano degli episodi di un certo tipo, comunque, insomma, talvolta sono stati anche attenzionati, diciamo, dalle autorità. No, io ho proprio una considerazione flash. Sulla simesia informativa, sì, si è detto. Siamo abituati a viverci, fortunatamente c'è, altrimenti non avremmo nemmeno di cui discuterne. E probabilmente una serie di regolatori non avrebbero nemmeno di ambiti di competenza, ambiti di intervento. È un dato fisiologico, un dato strutturale. Non mi sembra sinceramente che quello della telefonia o comunque delle telecomunicazioni sia il mercato da questo punto di vista colpito in maniera più pesante da questo fenomeno. Ci sono ovviamente problemi di asimmetria informativa, problemi di asimmetria di potere contrattuale, però questa è una cosa abbastanza trasversale. A me pare che il mercato delle telecomunicazioni sia un mercato estremamente dinamico, che se guardiamo tutta una serie di, diciamo, aspetti economici, ha beneficiato di una intensa concorrenza negli ultimi 10-15 anni. È un mercato molto complesso perché rispetto alla telefonia si arricchisce adesso anche dell'offerta dei dati, e quindi magari Antonio, se avrà modo, ci illuminerà anche sulle problematiche date dalle offerte zero rating. Quindi il rapporto consumatore-operatore telefonico, mettiamola così, è un rapporto complesso perché l'offerta dei servizi è variegata, intrecciata e molto differenziata, però non c'è dubbio che complessivamente diciamo è un mercato che ha nel tempo raggiunto degli obiettivi in termini proprio di maggiore offerta e di benefici ai consumatori che sono indiscutibili. La concorrenza tra gli operatori è chiaramente al ribasso in termini di tariffe, adesso è al ribasso in termini di offerta di dati. C'è un problema ovviamente tipico di tutti i mercati, dato dall'offerta, da alcune condizioni contrattuali che il consumatore, anche se fosse adeguatamente informato, poi probabilmente non avrebbe granché possibilità di negoziare. Allo stesso tempo, anche qui, con la portabilità di numero e dato, il consumatore ha la possibilità di spostarsi frequentemente con pochissimi costi. Certo, cioè, è evidente che se gli operatori offrono le medesime condizioni, lo spostamento è come quello tra i diversi fornitori di benzina alla pompa. Ecco. Però io non farei proprio esattamente questo confronto tra la distribuzione di benzina e quella delle telecomunicazioni. Mi sembra che l'esito della concorrenza nella telefonia e nelle telecomunicazioni sia decisamente più vantaggioso per i consumatori in tutta un'altra serie di ambiti, tipo assicurazioni e distribuzione, non solo di benzina, che risente di oligopoli meno virtuosi. Ecco. Va bene, mi pare che con questo, più che avviarci alla conclusione, e quindi... No, più che la conclusione, io volevo, visto che al professor De Ciro abbiamo dato una serie di incombenze, io devo cambiare macchina, se magari mi dici qualcosa, come fai? Volevo che, visto che c'è stata la Percibaldi ha parlato del Concilia Web in termini, diciamo, non elogiativi, io vorrei approfittare, sollevando il professor Nicita, della presenza di Enrico Cotugno, che diciamo è stato il padre del Concilia Web, per, in due minuti, magari senza dati, perché la Percevale diceva, Enrico, se puoi venire un attimo, diceva, diciamo, lo strumento, in qualche misura, la conciliazione è un fatto empatico, lo strumento, come dire, penalizza l'empatia, no? L'ho detta in maniera un po'... Ecco. In tre minuti, diciamo, anche senza dati, la tua esperienza, e poi questo Onicita parlerà di tutto il resto. Non so, esatto.
saperlo non venivo fino all'ultimo. Mi tocca fare questa difesa d'ufficio anche se sono il padre, diciamo più di altro me lo sono, adottivo, ho dovuto adottare quest'orfano che a un certo punto era rimasto abbandonato. Però è un progetto importante, ci crediamo, è ovvio che svolgere la conciliazione di persona è meglio che farla con tecniche a distanza, però se ci vogliono le risorse. L'anno scorso abbiamo sfiorato le 100.000 istanze, adesso siamo già a 70.000 istanze in 6 mesi, cioè è una mole che non si può più gestire con il tavolo e le persone sedute. Quindi, ma allora l'utente che vuole sedersi al tavolo lo può sempre fare. Il concilia web non esclude che l'utente che vuole sedersi con il conciliatore al tavolo di conciliazione si reca presso il Coricom come faceva prima e lo fa anche oggi. Quindi il concilia web da questo punto di vista non è un limite. Questo è bene che sia chiaro. L'utente debole, così l'abbiamo chiamato, ha gli stessi diritti che aveva prima. Può presentare l'istanza facendosi aiutare dal personale del Coricom presso la sede del Coricom e il giorno dell'udienza può sedersi al tavolo insieme al conciliatore. Quindi le persone deboli da questo punto di vista sono tutelate. Fermo restando che questo è il concetto che abbiamo sempre sposato, che chi era debole prima lo è anche adesso e viceversa, chi è debole oggi lo era anche prima, cioè chi non ha nessun accesso a internet né una persona che lo può aiutare, anche prima era tagliato fuori perché neanche sapeva che esisteva la conciliazione, non aveva il modo di scaricarsi il modulo da internet, di riempirlo, di mandare la raccomandata e poi il giorno dell'udienza di presentarsi al Coricom. Quindi se vivo sul cucuzzolo della montagna anche prima non partecipavo. Oggi invece ho la speranza, di avere un accesso a internet col mio smartphone, presentare la domanda e poi fare l'udienza sul cucuzzolo della montagna senza dover andare a valle al Coricom. Ma d'altronde i dati ci stanno dando ragione. Come vi dicevo, in soli 6 mesi abbiamo raggiunto il 2/3 delle istanze totali dell'anno scorso. Quindi questo significa un aumento del 30% ad oggi, considerando che siamo partiti il 23 luglio, quindi abbiamo avuto i mesi estivi di mezzo, quindi quelli notoriamente meno affollati di istanze, e che abbiamo dovuto necessariamente pagare dazio alla novità. Quindi in un primo momento c'è stato una necessità di un assestamento sia da parte degli utenti, sia da parte dei Coricom, sia da parte dell'autorità rispetto a una tecnologia nuova. Ma adesso vi assicuro stiamo andando a regime ed è come guardare, prima si parlava di benzinai, è come guardare il contatore del benzinaio. Io vedo le istanze presentate scattano una al secondo, quindi davvero lo strumento da questo punto di vista ha aiutato gli utenti, non li ha penalizzati. A ciò aggiungete che nella versione 2.0 che sarà in pista da marzo, facendo gli scongiuri ovviamente, è previsto anche il portale dedicato alle associazioni, quindi le associazioni riacquisiranno questo ruolo fondamentale di poter guidare gli utenti sin dall'inizio, quindi potranno presentare loro direttamente l'istanza, quindi seguire la procedura dall'inizio alla fine come fanno oggi, avendo un accesso dedicato alla piattaforma. Io credo. Basta come noi siamo qui per la. A noi piace lavorare. Va bene, grazie. Basta. Basta. Poi ne parlate, fate voi. Allora, adesso noi ce ne andiamo, come si suol dire. Vorrei un applauso per le persone che sono intervenute. Credo che abbiamo dato ad Antonio Di Cita, diciamo, ampia possibilità di intervento e di replica, così vediamo anche se è uno che si prepara prima i discorsi o se invece interagisce completamente, diciamo, con l'uditorio. Quindi a te Antonio.